Le ONLUS abruzzesi dal 1 gennaio del 2023 non saranno più tenute a versare l'IRAP. Il mancato gettito sarà coperto con 3.600.000 euro stanziati nel bilancio di previsione 2023-2025, come annunciato dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Vincenzo D'Incecco. Ma è veramente una notizia che ci dà il buon Natale perché questa imposta che il governatore Marsiglio ha definito iniqua, ci ha veramente messo in ginocchio insieme a tante altre situazioni, ma un'imposta che è stata tolta alle attività produttive e che gli enti del terzo settore hanno invece dovuto subire, io l'ho vista sempre come una grossa ingiustizia per la solidarietà, per chi è in trincea accanto alla sofferenza. Un concreto aiuto alle moltissime associazioni che sono la spina dorsale per l'assistenza, la beneficenza e molto spesso l'istruzione. Una questione sollevata a suo tempo e portata avanti a pochi mesi dall'insediamento del governo Marsiglio dalla fondatrice del CEIS, Centro Italiano di Solidarietà, che dal prossimo anno non dovrà pagare più una cifra pari a 50.000 euro. Un vero e proprio salasso, quello versato negli anni precedenti per una ONLUS che gestisce mediamente 70 utenti. Proprio dall'inizio con il sindaco Masci sono stata dal governatore Marsiglio che subito ha accolto questa mia richiesta, che è una richiesta che è sicuramente importante per il CEIS, ma per tutte le realtà regionali. E sono anche contenta che è una battaglia che ci ha visto proprio come protagonisti per questo momento anche molto difficili per le realtà del terzo settore. Possiamo dire anche che in Abruzzo finalmente le realtà del terzo settore vengono equiparate a quelle di altre regioni italiane. Sì, perché ci sono delle. L'Abruzzo può essere considerata tra una regione che veramente ha saputo cogliere il senso, come la Lombardia, il Veneto, e del valore grande che il terzo settore ha nel sociale e nel sanitario anche.